Signor Presidente del Consiglio, le faccio un ringraziamento, è l'unico che le farò, ed è quello di aver aspettato a venire in aula dopo che il nostro movimento ha fatto le primarie, il Movimento Lega Nord. Ovviamente meno pubblicizzato. Io le posso dire che da quelle primarie è uscito un segretario indicato che è Matteo Salvini, e le posso dire che noi continueremo come prima ad essere leali oppositori, anche se ormai, come lei sa, la via dell'opposizione è come quella di Damasco, si sta riempendo come piazza del Duomo al sabato pomeriggio, ma ciò non può che farci piacere. Io le chiederei anche di capire cosa farà la sua di maggioranza vera e il suo partito, perché sa, basta vedere quello che è successo sulla legge elettorale, e devo dire, mando anche un messaggio di grande vicinanza e solidarietà alla Presidente Finocchiaro, che ieri si era così fermamente espressa sul fatto che la legge elettorale rimanesse al Senato. Ma è cambiato qualcosa nel partito, il presidente Zanda oggi è già, mi sembra, non si offenda, sull'attenti del nuovo segretario, ma questo non per dir tanto di quello che può fare, quanto perché penso che lei due riflessioni, signor Presidente del Consiglio, rispetto a questo dovrebbe fare. Lei è abbastanza vecchio di politica, lo sono anch'io, ma aggiungerei che anche il nuovo segretario Renzi è una ventina d'anni che è sulla piazza, più o meno come Berlusconi. Diciamo pure così, lo dico io e non la metto in imbarazzo perché lei non può dirlo. Guardi, le dico una cosa, io ho sentito in questi giorni, ho sentito il suo intervento stamattina, oggi pomeriggio, ho sentito anche l'ottimismo che esprime qualche suo ministro, secondo me è un po' visionario, e la prego non mi risponda di andare a vedere a New York le scritte che passano sui palazzi, perché credo che quelli fuori non abbiano la possibilità di andare a vedere quello, ma la cosa che mi ha lasciato veramente stupefatto e perplesso, ed ora passo veramente ad una preoccupazione, è quello che ho sentito ieri da un suo sottosegretario. Ero in macchina nel solito tragitto per andare all'aeroporto in mezzo alla coda lombarda, e un suo sottosegretario, rispetto ai forconi, ha detto: non capisco perché protestano. Io credo che questo sia un problema, io credo che questa sia un'oscenità politica, perché se un membro del governo non capisce perché c'è quella protesta, io credo che il problema ci sia. Allora, se mi permette, con garbo, senza volerla annoiare, le dico perché io penso che queste persone protestino, e guardi, noi non condividiamo la violenza, sia chiaro, non la condividiamo, anzi, forse se ci fosse più attenzione per l'opposizione parlamentare non ci sarebbero quelle situazioni. Questa, Presidente, è un'Europa, e lei prima ha fatto un intervento come l'ha fatto stamattina, non ci ascriva fra i populisti, perché la sua onestà intellettuale ci deve dare atto che noi già dall'inizio ci ponemmo in posizione estremamente critica sull'Europa e sull'euro. Quindi noi non siamo quelli che oggi utilizzano una contingenza per esprimere una posizione politica. Però questa è l'Europa del dumping salariale. Quello che lei ha visto nelle proteste è il fatto che in Europa ci sono persone che inevitabilmente rubano il lavoro agli altri, perché ormai si va al ribasso su quello che si prende di stipendio. Signor Presidente del Consiglio, le code della Caritas si sono allungate. Io non posso dire che è colpa sua, ma sicuramente le soluzioni non sono arrivate, e a queste persone che alla Caritas fanno la coda, mica gli possiamo dire che gli risolviamo la cosa nel 2015. Questo è il paese dove le forze dell'ordine e la sanità, e questo è un argomento, mi creda, poi vengo anch'io a salutarla prima di uscire come faccio sempre, mi creda, voglio dirle una cosa molto seria, le forze dell'ordine e la sanità hanno tante volte, la maggior parte delle volte, stipendi inferiori di quelli che in tanti palazzi timbrano e poi se ne vanno a passeggio. Io credo che oggi come oggi si debba far cadere il tabù del lavoro pubblico nei paesi in crisi, e non dico che si debba arrivare a quello, ma una riflessione serve. Sono stati tagliati gli stipendi del pubblico anche del 30%. Facciamo cadere questo tabù, perché altrimenti il paese fuori non è più in grado di mantenere 6 milioni di lavoratori pubblici a questi livelli. È una mia opinione, lei ovviamente sarà contrario. C'è un altro passaggio, il credito.
non lo diciamo noi, l'ha detto Banca Italia ieri, non c'è credito per l'impresa, ma queste banche che sono state aiutate, che continuiamo ad aiutare, è possibile che non siano in grado di aprire il credito? E allora facciamo una riflessione sugli aiuti che abbiamo dato. Se non è il caso che quei soldi, che sono i nostri soldi, che sono i soldi dei cittadini, non rientrino in termini diversi rispetto alle responsabilità delle governance di quelle banche. Il potere d'acquisto, è un altro dato non mio, è diminuito di quasi il 10%. Presidente del Consiglio, onorevole Letta, lei si è accorto che il taglio comune con che si usa ormai in un negozio, in un bar, non è più il 5, non è più il 10 euro, è il 20 euro? Si è accorto che il 20 euro ormai è diventata la moneta corrente che usiamo? Con una caduta appunto del potere d'acquisto del 10%. Un'altra cosa importante, perché hanno protestato? Chi sono? Al Brennero, settimana scorsa, non c'erano degli eversori di sinistra o degli autonomi, c'era la Coldiretti, quella che, lei si ricorderà come me, una volta in questo Parlamento portava qualche decina di rappresentanti che si sedevano al centro. Quindi non mi sembra, io poi alcuni come lei li conosco, stavano protestando contro le regole europee che permettono di far arrivare in Italia prosciutti non italiani, carne non italiana. Eppure in quell'occasione c'è stato un ministro che ha avuto il coraggio, al quale noi abbiamo riconosciuto. La giovane ministra dell'agricoltura è andata al Brennero. Non ho capito perché lei non l'ha difesa quando è stata attaccata dai soliti poteri forti, come ha difeso Sua Eccellenza Cancellieri per le sue vicende. L'unico ministro che ha avuto il coraggio di dire queste sono persone che lavorano. E poi quel 41% di giovani disoccupati. Voglio dirle che in quel 41% di giovani disoccupati, nella mia convinzione, ci sono anche molti giovani del Sud. Ci sono anche molti giovani del Sud che non hanno voglia di mettersi in ginocchio davanti a un assessore comunale, provinciale o regionale per avere un posto nei lavoratori socialmente utili. Perché questa è la verità e questo dovrebbero dirlo tutti con orgoglio in questo Parlamento, che anche nel Sud c'è gente che ha voglia di uscire da una determinata situazione. Ma anche questa non è una soluzione. Sono arrabbiati quelli che sono stati massacrati dalla riforma Fornero, notizia di oggi, ma forse Fassina mi pare, e altri 20.000 li abbiamo sistemati, e gli altri a casa senza pensione e stipendio come li sistemiamo? Li mandiamo a leggere le scritte a New York? Si arrabbiano quando Equitalia va a chiedere i soldi alla vedova di uno dei tanti imprenditori che si sono suicidati, Presidente? E sappiamo perché si sono suicidati, perché non sono evasori, perché sono andati davanti ad Equitalia a dire io purtroppo i soldi non li ho perché preferisco pagare lo stipendio a quelle persone a cui do lavoro. E qui un altro passaggio. Lei ha messo in conto di vendere gli ultimi gioielli di famiglia, esattamente come fece Prodi, quando entrammo nell'euro e noi lo denunciammo, mettemmo sul piatto dell'Europa la chimica, la siderurgia e un pezzo dell'agricoltura. Vogliamo continuare così? Vogliamo rimettere in un momento difficile di un mercato internazionale le ultime cose che ci sono rimaste un'altra volta sull'altare di questa Europa fallimentare? Noi siamo preoccupati e quella volta si voleva mettere sul piatto anche tutto il settore dei servizi pubblici locali. Lo difese per fortuna la Lega e Rifondazione Comunista, se no sarebbe tutto in mano ai francesi. Noi continueremo a fare la nostra opposizione. Finisco, Presidente, sono all'ultimo intervento, lo finirò. Lo faremo con serietà, il 25% che lei ha detto di probabile partecipazione euroscettica o critica al nuovo Parlamento vuol dire che ha il 25% di gente in Europa che la voterà. Però noi non vogliamo fare i populisti, le diciamo solo che noi saremo e continueremo ad essere resistenza politica e democratica e impari ad ascoltare l'opposizione parlamentare. Lo saremo contro le lobby delle banche dell'euro, lo saremo contro quel modello di Europa che noi non condividiamo e lo diciamo da 20 anni. Noi resisteremo, noi saremo qua a testimoniare la nostra resistenza.